Quello che poi è stato più difficoltoso è stato proprio la raccolta, la ricerca di dati, la raccolta delle informazioni la ricerca quantitativa che ha creato problemi su cui stiamo lavorando di più. È chiaro che un percorso iniziato diciamo nel 2008 e che adesso si avvia vuol dire che insomma qualche difficoltà di partenza ce l'ha avuta. Non c'è ancora una consapevolezza così diffusa di che cosa può essere, a che cosa può servire la definizione di un progetto di questo genere. Cioè, il concetto di profilo di salute, nonostante tutto, allora, tra gli addetti ai lavori, tra quelli che sono un po' più dentro, sta prendendo, abbiamo detto, piede, sta portando delle iniziative concrete. Credo che non sia ancora così percepito complessivamente, soprattutto di riuscire a coinvolgerle presentando di nuovo un qualche cosa di assolutamente sintetico, di leggibile da parte dei soggetti interessati, che li renda consapevoli dell'utilità della cosa. Ma io, cioè, ombre dal punto di vista, se rimango all'ambito saluzese, non ne vedo, nel senso che ottimo supporto metodologico, buona risposta dei sindaci e soprattutto dei vari portatori di interesse, dal cittadino competente alle categorie, insomma persone che raramente avevo visto si sono confrontate con questo percorso sul piano pubblico di salute, quindi buona intesa anche tra componente sanitaria e sociale e buona regia da parte della segreteria dei PEPS, quindi non vedo ombre. Ho qualche perplessità su quanto questo percorso, che è buono in sé e andava fatto a prescindere dai risultati che porterà, perché ha prodotto cultura, ha prodotto accesso a dati, ha prodotto conoscenza e uso di metodologie di lavoro non facili, non scontate, quindi andava fatto a prescindere. Non so quanto tutto questo si trasferirà effettivamente sul tavolo dei decisori, quanto la nostra cultura, il nostro sistema sarà compliante rispetto a queste indicazioni. Il problema di integrazione, faccio ancora questo esempio, si pone con le autonomie scolastiche che hanno facoltà con la riforma Gelmini di spostare di quei 10, 15, 20 minuti l'ingresso degli orari. Saluzzo al mattino è percorsa da migliaia di studenti delle medie superiori, lei si immagina che se non c'è raccordo tra le autonomie scolastiche e chi organizza i trasporti, andiamo a creare una torre di Babele dove ogni 10 minuti c'è un'ondata studenti che entra e che esce. A quel punto lì la provincia non può stare dietro o sta dietro con degli autobus sovraffollati o mezzo vuoti. Sarebbe ottimale se anche nelle nuove linee guida fossero indicate anche degli uffici, delle risorse di supporto, delle cabine di regia, esatto, che a supporto appunto del processo. Questo innanzitutto per garantire il massimo della partecipazione, perché se vogliamo, così come è stato per i piani di zona, anche nei PEPS abbiamo visto, forse le piccole amministrazioni hanno faticato a esserci, i tavoli, e invece forse con una cabina di regia diciamo che garantisse un maggior coordinamento, un maggior coinvolgimento, può anche darsi che sicuramente anche le amministrazioni più in difficoltà avrebbero garantito la loro presenza. Il problema è quello delle ricadute di cui si diceva prima, quindi siamo un po' tutti ansiosi nel seguire, nel tentare di dar gambe a quello che dovrebbe essere la seconda fase della definizione del profilo, quindi la creazione dei piani. Appunto, il Comune di Torino sottolinea la necessità di rivedere e di ridefinire i piani di zona. Dal nostro punto di vista come azienda sanitaria abbiamo degli indizi sui quali si potrebbe poi lavorare per un potenziamento dei servizi, ma anche
di un allargamento della rete di prevenzione in merito soprattutto a quelli che possono essere i rischi attribuibili alle scelte individuali. L'abbinare il dato statistico sanitario al mero dato della residenza rischia di essere veramente un elemento di distorsione, nel senso molto banale che il dato sanitario può derivare da un insieme di fattori che poco hanno a che fare con la residenza. Il dato vero è la difficoltà di mettere insieme, a un certo punto, conoscenze approfondite che investono anche ambiti di cultura professionale, per cui c'è una difficoltà oggettiva, specie in campo sanitario, ma anche in campo dell'assistenza, entrare nel merito delle problematicità. La difficoltà forse è nell'individuare un metodo, degli strumenti per far sì che questo processo di formalizzazione delle conoscenze sia generalizzato e sia a un certo punto si svolga all'interno di schemi che siano anche comparabili. Il dato in sé, il dato del singolo territorio, è difficilmente leggibile, diventa leggibile quando a un certo punto si fanno delle comparazioni, quindi escono fuori eventuali, possono uscire fuori eventuali anomalie da correggere. Il PEPS è stato un'ulteriore fase molto più definita, molto più mirata, quindi anche molto più con elementi di concretezza, ma all'interno di un processo che era già avviato e che continuerà indipendentemente dal fatto che a breve in certo punto ci possa essere ulteriori elaborazioni e approfondimenti.